Ciao a tutti e a tutte, e dopo una settimana in cui non sono riuscita a farlo perché eravamo presissimi con i lavori a Roma, torno a rispondere alle vostre domande in diretta. Qualcuna me l'avete già fatta e quindi ci tornerò, ma voglio innanzitutto raccontarvi di che cosa ci stiamo occupando in questo momento, io in particolare. Vi avevo raccontato che ero in commissione attività produttive, cioè sono in commissione attività produttive, dovete sapere che la mia commissione, quella di cui faccio parte, è quella che si sta occupando di uno dei temi di maggiore attualità in queste settimane, cioè del cosiddetto tema della benzina. E allora partiamo di lì e diciamoci un po' come stanno davvero le cose. Intanto, cosa è successo? È successo che il governo Meloni ha deciso di togliere uno sconto che attualmente era in essere e questo ha provocato evidentemente un aumento dei prezzi. È abbastanza normale, matematico, no? Se io ho il governo che mette dei soldi, l'aveva fatto il governo Draghi, stanzia dei soldi per tenere i prezzi bassi e quindi finanzia uno sconto e quello sconto lo tolgo, la matematica ci dice, l'aritmetica ci dice che evidentemente il prezzo sale e quindi il prezzo è salito. Però siccome questo governo è un tantino codardo, un po' troppo dal mio punto di vista, non si è voluto assumere la responsabilità politica, quindi ha fatto una scelta politica, è responsabile del fatto che oggi, tra l'altro, si stima intorno ai 10 euro in più un pieno in media, quindi è responsabile di questo, ma non se ne vuole assumere la responsabilità politica. Quindi cosa si inventa? Decide di trovare un capro espiatorio e quindi inizia la narrazione del benzinaio brutto e cattivo, che specula sui prezzi e ci fa pagare di più perché è colpa sua. Questa narrazione ovviamente è falsa, i benzinai sono l'anello debole della catena, si arrabbiano, giustamente, legittimamente, e scioperano. E quindi questo atteggiamento codardo del governo, oltre ad essere colpevole dell'aumento dei prezzi, genera anche disagi per tutti noi e quindi abbiamo avuto questo sciopero. Ma non finisce qui. Perché dovete sapere che quello che noi oggi vediamo, cioè l'aumento che abbiamo visto, è solo un pezzetto, perché il tema del carburante, siccome in questo, da noi purtroppo ancora l'88% delle merci viaggiano su gomma, cosa significa? Significa che beni primari come il pane, il latte, potrebbero avere un rischio inflazione dovuto proprio all'aumento del costo del carburante, che significa poi pagare di più tra qualche settimana, tra qualche tempo, questi beni che sono appunto beni primari e che toccano tutte le fasce della nostra popolazione. Tra l'altro, come voi ben sapete, siamo in un periodo particolare, abbiamo un'inflazione che purtroppo è molto alta, il caro bollette che sta mettendo a dura prova le famiglie e le imprese. Tra l'altro, ricordo che la manovra del governo stanzia risorse per solo 3 mesi sul caro bollette, di questi giorni la notizia è che dovrebbero reintervenire per mettere altri soldi. Diciamo che potevamo immaginarlo, noi lo dicevamo già in manovra finanziaria che non sarebbero bastati e che sarebbe stato opportuno farlo su 12 mesi. Vedremo cosa faranno, anche perché, come avrete visto, dicono e fanno il contrario di tutto, fanno, disfano, quindi non sono molto credibili le loro dichiarazioni. Ma quello che ci tenevo a dirvi è che appunto questo effetto palla di neve potremmo vederlo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi potrebbe questa scelta di cui sono colpevoli e responsabili, di cui non si vogliono assumere responsabilità, potrebbe anche incidere sull'aumento dei prezzi. Quindi noi stiamo analizzando questo decreto e questo decreto è in commissione attività produttive e stiamo facendo le audizioni. Quello che sta emergendo peraltro è che la proposta che loro hanno fatto di inserire questo cartello per vedere il prezzo medio che stanno chiedendo di mettere ai gestori, in realtà potrebbe avere un effetto esattamente opposto, e cioè potrebbe far sì che si possa costruire un cartello e quindi in realtà potrebbe far alzare i prezzi nemmeno abbassarli. Quindi capite che oltre all'essere codardi, oltre all'essere colpevoli di una scelta di cui non si sono assunti la responsabilità, oltre a mettere a rischio l'Italia in aumento inflazione, fanno anche una scelta per cui evidentemente sono incompetenti perché ci dicono che fanno un decreto per far qualcosa e cioè far diminuire i prezzi, quando in realtà questa scelta del cartello del prezzo medio potrebbe portare, l'ha detto proprio oggi Garanti in audizione, a un aumento addirittura dei prezzi. E questo è quello che riguarda il tema benzina, su cui ovviamente noi faremo emendamenti e stiamo facendo l'attività parlamentare. Ma adesso voglio rispondere a un po' delle vostre domande. Intanto grazie a tutti coloro che mi state salutando, scusate la mia voce, probabilmente lo sentirete,
Non è delle migliori perché sono molto, molto raffreddata, ma il periodo è il freddo e d'altra parte siamo d'inverno, è normale che sia così. Tante mi avete chiesto di parlare di opzione donna, Mario, Mina, Barbara, Paola. Allora io voglio spiegarvi che cos'è opzione donna, perché guardate che non è una cosa che riguarda solo le donne, è una battaglia in cui noi come Movimento 5 Stelle crediamo ed è una battaglia che tutti dobbiamo supportare. Perché? Opzione donna è uno strumento che è stato introdotto ormai da tanti anni, che permette alle donne, permetteva alle donne di poter andare in pensione a 58-59 anni in base a un requisito, e cioè 35 anni di contributi, quindi comunque hanno versato contributi, e la differenza tra i 58 e i 59 anni dipendeva dal fatto che fossero dipendenti o lavoratrici autonome. Quindi è uno strumento che è sempre esistito a tutela in realtà delle donne, che permetteva alle donne di poter andare in pensione. Allora, cosa succede? Campagna elettorale. Giorgia Meloni ha un programma del suo partito, Fratelli d'Italia, che a pagina 27 del suo programma si impegna a prorogare opzione donna, come è sempre stato fatto in questi anni. Alla prima prova dei fatti, cosa succede? Manovra di bilancio. Viene fuori un testo in cui opzione donna viene trasformata in discriminazione donna. Perché? Perché viene introdotto un requisito per cui tu puoi andare in pensione e usufruire di questa opzione se e solo se hai figli. Come se una donna a 58-59 anni fosse colpevole di non aver avuto figli. E non importa se hai potuto o non hai voluto, non è questo il punto. Il punto è che in età non peraltro fertile, a 58-59 anni, ma può uno Stato dire a una donna che ha diritto ad andare prima in pensione se e solo se ha avuto dei figli? E attenzione, a questo si agganciano le promesse, perché ovviamente c'è un movimento di donne, non solo, che sta lottando per reintrodurre opzione donna, che inizia a fare pressione. Ci sono forze politiche come la mia, di cui sono orgogliosa di far parte, che fa questa battaglia, e loro iniziano a girare le veline. Quindi il governo inizia a dire: no, no, state tranquille, che prima che la manovra vada in Parlamento la modifichiamo e togliamo questo requisito discriminatorio. E poi cosa fanno? Introducono un secondo requisito. Per cui il testo che arriva di opzione donna dal Consiglio dei Ministri al Parlamento è peggiorativo, perché si inserisce un altro requisito, cioè non solo devi essere aver avuto figli, perché sennò in questo paese non sei degno di tutele secondo questo governo, ma addirittura ti si chiede di essere una donna fragile, quindi o un caregiver o far parte di un'azienda, lavoratrice di un'azienda in crisi. Questo testo esce, è indecente, giustamente un pezzo di paese si indigna e arriva l'ennesima terza promessa. Prima c'era la promessa del programma elettorale, poi c'era la promessa di cambiare il Consiglio dei Ministri, e quindi arriva la terza promessa: no, no, state tranquilli, state tranquille. Lo cambieremo in fase di emendamenti in Parlamento. Cosa succede? Emendamenti vengono presentati, viene tutto bocciato, quindi questa promessa non viene mantenuta, e allora questa maggioranza, che io non so, in termini di affidabilità credo che sia indescrivibile, si impegna di nuovo, tra l'altro non nei confronti nostri, ma di queste donne, e quindi gioca con la pelle di queste donne, si impegna a farlo nel milleproroghe. Allora, voi sapete che il milleproroghe in questo momento è al Senato. Secondo voi nel milleproroghe si sono occupati di opzione donna? Lo dico io, assolutamente no. Non c'è nulla, non c'è né nel testo originario né negli emendamenti della maggioranza, e quindi arriviamo noi come Movimento 5 Stelle che riproponiamo l'emendamento per ripristinare opzione donna. Queste donne, che peraltro io ho avuto l'onore di incontrare, il Movimento Opzione Donna fa battaglia, fa di nuovo manifestazioni, e il governo si impegna a portare la questione in Consiglio dei Ministri. Non so che cosa significhi, comunque da allora ad oggi siamo sempre punto a capo. Quindi ennesima promessa non mantenuta. Voglio dire a Mario, Mina, Barbara, tutte quelle donne che mi state scrivendo che noi abbiamo presentato un emendamento al milleproroghe, l'abbiamo messo tra gli emendamenti segnalati, è ammissibile. Quindi è in questo momento valido, e noi stiamo chiedendo con tutta la nostra forza a questo governo di mantenere fede alle tante promesse fatte, dalla prima in campagna elettorale, a quella in Consiglio dei Ministri, a quella che ha fatto in aula sulla manovra di bilancio, a quella che ha fatto in aula su mille proroghe, a quella che è stata fatta in termini in Consiglio dei Ministri, su cui oggi vediamo zero. Quindi noi questa battaglia la porteremo avanti, continueremo a aggiornarvi, ma ci tenevo a darvi riscontro, anche perché in tante mi state chiedendo, e anzi voglio ringraziare
tutti coloro che si stanno impegnando su questo fronte, faccio appello a chi non conoscesse, magari qualcuno di voi non conosceva la questione. Parliamo di 20.000 donne che giustamente oggi vengono definite come le nuove esodate, e lo sono, e meritano quindi tutta la nostra attenzione e tutto il nostro impegno. Quindi continueremo sicuramente a battagliare. Mi veniva un'altra domanda che mi era stata fatta. È sui genitori con figli under 14, cioè ci chiedevate se come Movimento 5 Stelle stavamo battagliando rispetto al diritto allo smart working. Allora, anche qui volevo dirvi che tra gli emendamenti sempre al milleproroghe, che è l'atto che è in discussione al Senato, poi arriverà anche alla Camera, come sapete io sono al Senato, non sono alla Camera. Comunque, tra gli emendamenti segnalati dal Movimento 5 Stelle sul milleproroghe, abbiamo presentato un emendamento che chiede di prorogare fino al 31 di dicembre lo smart working sia sui genitori che hanno figli under 14, sia sui lavoratori e lavoratrici fragili. Quindi anche su questo faremo sicuramente battaglia. Intanto mi stai sentendo, adesso non mi ricordo il nome, però trovano i soldi per la guerra. Guardate, oggi proprio c'è una mia intervista in cui tratto esattamente questo tema, cioè noi abbiamo in questo momento un problema che riguarda la sanità, la scuola, la mancanza di risorse. Ed è incredibile che il ministro Crosetto stia chiedendo di poter non solo aumentare le spese militari, ma addirittura non conteggiare nell'ambito del patto di stabilità gli investimenti militari. Ma io mi chiedo, ma in un paese normale in cui io vorrei vivere e per cui io in qualche modo cerco di contribuire con le nostre battaglie politiche come facciamo tutti noi quotidianamente? Ma io vorrei avere un governo che battaglia e lotta per escludere dalle spese del patto di stabilità, quindi avere più elasticità sulla scuola, sulla sanità. Invece ci troviamo un ministro all'istruzione che propone queste genialate del tipo di differenziare lo stipendio degli insegnanti se sei al nord o se sei al sud. Ma anche qui, ma io sono, adesso in questo momento sono a Torino, sono tornata stanotte, che ho preso il treno da Roma a Torino, sono tornata questa mattina. Quindi sono una città del nord, ma io voglio un paese in cui il nord e il sud viaggino alla stessa velocità, non un paese dove se sei a nord guadagni di più, se sei a sud guadagni di meno. Ma che visione del paese hanno? E questo è veramente molto preoccupante. E se dobbiamo parlare di salari, e c'era proprio Frank che mi chiedeva di questo, ma parliamo di salario minimo. Cioè, il problema in Italia è che gli stipendi degli insegnanti sono troppo bassi, ma sono troppo bassi rispetto agli altri paesi d'Europa. E con l'inflazione, che è galoppante, il caro bollette, c'è un tema salariale che è evidente. Pensate che c'è uno studio recente che arriva dall'ILO che dice che l'Italia è l'unico paese in cui negli ultimi anni il potere d'acquisto è sceso del 12%. Cioè, ci rendiamo conto che noi abbiamo poveri del lavoro e che questi poveri del lavoro saranno sempre di più. E allora la priorità è alzare gli stipendi, introdurre un salario minimo, ma su questo, Frank, purtroppo noi ci abbiamo provato, abbiamo fatto una mozione, ci è stata bocciata, abbiamo fatto un emendamento alla manovra di bilancio, ci è stato bocciato, che stanziava anche i soldi proprio per le imprese, che ovviamente per tutelare rispetto a un eventuale aggravio di costi ci è stato bocciato, ma d'altra parte Giorgia Meloni nel suo discorso di insediamento ha detto di essere contraria al salario minimo, perché pensa che il contratto collettivo sia sufficiente, ma poi va da dire ai lavoratori e alle lavoratrici, ad esempio gli addetti alla sicurezza, che sono coperti da contratto collettivo scaduto da tanti anni, che vengono pagati 4 euro all'ora, glielo dica che il contratto collettivo è sufficiente. Invece perché noi chiediamo il salario minimo? Noi chiediamo il salario minimo perché è un modo per mettere un minimo, che è una soglia di decenza, e al di sopra di questo minimo poi si può contrattare quello che si vuole. Certo che la contrattazione collettiva serve, non la vogliamo abolire, ma serve un minimo. Perché dobbiamo dirci che in un paese non è dignitoso lavorare, magari lavorare 8 ore al giorno e non arrivare a metà mese. Questo non è più accettabile, non era accettabile prima, non è accettabile ancora di più con il caro prezzi, l'inflazione, il caro bollette di cui purtroppo e con cui purtroppo tutti i giorni nuclei familiari hanno a che fare. Mi chiedeva. Allora, aspettate che guardo un attimo. Figurati, Valle, grazie a te che stai lottando per Opzione Donna. Francesca mi chiedi come finirà con il super bonus. Guarda, anche qua su super bonus, in realtà io non ho grandissimi aggiornamenti. In maggioranza adesso e faccio le manifestazioni, ovviamente contrarie al MES. Invece adesso non solo si scopre che è una bugia perché
Il MES sarà Giorgia Meloni stesso a ratificarlo, quindi prima grande giravolta. Pensiamo al tema dell'austerity, no? I burocrati di Europa invece adesso stanno inseguendo e seguendo senza porsi troppi problemi quello che dice l'Europa, se non magari su una battaglia sul POS che francamente è finita malissimo, o sui contanti che non è certo di interesse del nostro paese, quindi siamo passati da fare la battaglia all'Europa, inseguire l'Europa. Infatti ci hanno presentato una manovra che è austerity pura, quindi siamo tornati all'austerity che loro a parole combattevano. Sono sovranisti a parole e poi in realtà nei fatti assolutamente no, ma ormai credo che ci sia evidente. Pensiamo alle trivelle, no? Me la ricordate Giorgia Meloni che faceva campagna per il referendum contro le trivelle? Il primo decreto del governo Meloni ha ficcato autorizzazioni per le trivelle. Opzione donna, di cui parlavo prima, è un'altra giravolta. Il super bonus, no? Chiedevano al governo Draghi di essere più coraggioso sui crediti e poi alla prima occasione hanno impantanato totalmente il sistema, perché poi giustamente il tema della percentuale è rilevante, ma il decalage, la riduzione percentuale era già prevista anche nella nostra proposta. Il punto vero è che devi far girare questi crediti e poter compensare, ad esempio, in ambito F24. Però su questo mi risulta, ma poi vi darò un aggiornamento più specifico perché non è un tema che seguo direttamente, che non ci siano grandi novità, se non una proposta importante che ha fatto il Movimento 5 Stelle, cioè di cercare di utilizzare le regioni come strumento per far circolare questi crediti. Vediamo ancora un po' se c'è qualcuno, perché adesso faccio un po' fatica oggi a starvi dietro. Quando incominciamo ad insegnare bambini a scuola rispetto delle donne? Allora, su questo tema ci dovremmo fare una diretta solo su questo, nel senso che, e magari anzi potremmo anche farla. Io credo che quando si parla del tema dei diritti delle donne ci sia un tema culturale che dobbiamo affrontare ogni giorno, che parte sicuramente dai bimbi e le bimbe, e poi c'è un tema di infrastrutture che il paese deve costruire, cioè a me è capitato molto spesso che mi si chiedesse insomma, come hai fatto soprattutto in passato a fare la sindaca da donna con due figli, è difficile conciliare, io vi dico che l'ho fatto perché sono fortunata, perché ho un nucleo familiare che mi aiuta, ho mio marito, mia mamma, mia sorella, non sono sola. E ho potuto scegliere, ma purtroppo in questo paese tantissime donne non possono scegliere perché magari non sono, perché sono sole, perché non hanno l'indipendenza economica per farlo, perché oggi oggettivamente il sistema di welfare si basa ancora tantissimo sulle donne, quindi c'è un investimento anche infrastrutturale che deve essere fatto. Il PNRR da questo punto di vista è un'occasione unica. Speriamo che questo governo su questo, come dire, non torni, vada avanti e lo attui senza farci perdere soldi. Antonio, mi dici della responsabilità delle regioni riguardo ai centri per l'impiego. Proprio ieri ero a Piazza Pulita e ho fatto un servizio su questo. L'impiego sono di competenza regionale e il governo Conte ha stanziato soldi per far funzionare questi centri per l'impiego, ma purtroppo molte regioni non hanno speso questi soldi. Guardate, ieri sera a Piazza Pulita ero in collegamento, mi hanno fatto vedere un centro per l'impiego, se non ricordo male, comunque siciliano. E facevano vedere che il centro per l'impiego, tra l'altro con una signora che lavorava, era in difficoltà della mole di lavoro e facevano fatica. Pensate che la regione Sicilia ha avuto i soldi appunto dal governo Conte 1, quel miliardo che poi ovviamente è diviso sulle regioni, per assumere operatori e operatrici per far funzionare i centri per l'impiego. E ad agosto 2022 sapete quanti operatori aveva assunto per far funzionare i centri per l'impiego? Ve lo dico io, zero. Neanche uno. Allora è evidente che c'è un tema di competenza che riguarda le regioni, un tema che riguarda le politiche attive sul lavoro, quindi l'incontro, domanda, offerta, la formazione, che è un tema che purtroppo ci portiamo indietro da tantissimi anni, che deve essere affrontato. E poi però c'è un tema anche di responsabilità politica. Cioè, è inaccettabile che una regione che ha avuto dei soldi per fare assunzioni non le abbia fatte. Perché? Questo ovviamente va chiesto al presidente, all'allora presidente Musumeci. Allora,
qualcuno mi pone la questione nord-sud. Guardate, io come dicevo prima, penso che tra l'altro il PNRR da questo punto di vista stanzia moltissime risorse per il sud, per le infrastrutture, e penso che sia necessario che il sud possa avere le stesse opportunità e marciare alla velocità, se così vogliamo definirla, del nord. Quindi su questo sicuramente vigileremo e posso dirvi che sono terrorizzata dal progetto Calderoli sull'autonomia differenziata. Perché quella non è un'autonomia differenziata, quella è una legge che spacca l'Italia, è una legge dove non sono definiti i LEP, quindi i livelli essenziali delle prestazioni, non ci sono le coperture, non sono definiti, anzi, si basa sul costo storico, quindi immaginate che disastro. Il Parlamento in qualche modo viene esautorato perché viene chiesto la presidenza del Consiglio a definire i LEP, quindi noi su questo faremo battaglia perché è inaccettabile. Questo approccio che anziché far crescere un tessuto e portarlo a marciare sulla stessa velocità, al contrario, si voglia indebolire chi magari è in difficoltà e rafforzare chi invece va un po' più veloce. Però guardate, adesso che ci penso, mi sembra che sia un po' l'atteggiamento generico, no, di questo governo. Pensiamo sulla giustizia a due velocità, no? Cioè tolgono. Consapevolmente il regime ostativo per i reati contro la pubblica amministrazione gravi, quindi colletti bianchi, e poi invece su decreto rave una giustizia, come dire, col pugno durissimo. Oppure pensiamo al reddito di cittadinanza, no? Dicono lo tolgono perché pensano di trovare lavoro per le persone, e tra l'altro io ieri a Piazza Pulita ho sentito dire, adesso chiederemo anche conferme, che non pare che attivino i corsi di formazione a luglio, cioè loro hanno tolto il reddito di cittadinanza a persone occupabili, dicendoci che stavano sperimentando su queste persone. Queste persone in teoria dovevano essere formate, secondo loro, e gli doveva essere trovato un lavoro entro agosto. Vi ricordate la storia dei 7 mesi? Siamo a fine gennaio e hanno tolto il reddito, quindi queste persone sono per strada dal 1° di agosto. Non è partito un corso di formazione, addirittura adesso si ipotizza di farli partire a luglio, quando sono corsi di formazione che devono essere fatti per 6 mesi. E io non so cosa faranno con queste persone, onestamente. Cioè, quello che penso è che saranno lasciate per strada e quindi creeremo nuove sacche di povertà. E questo è indecente. E faremo battaglia ovviamente anche su questo, chi ci sta chiedendo. Su Vigilanza Rai, Angelo, se io ho qualche speranza, io l'ho già detto anche in altre occasioni, non sono interessata a fare alla Vigilanza Rai, infatti non sono neanche membra della commissione, non mi sono proposta neanche come membro della commissione, perché sto seguendo altro, sono presa dalla mia commissione di attività produttive e su quello mi sto impegnando, quindi no, assolutamente non sono proprio neanche parte della commissione, ma speriamo presto che si possa arrivare a far partire quella commissione. Stanno cercando, dovrebbero essere inseriti ancora alcuni membri, perché se non erro si è allargato il numero di componenti, e poi credo che dovrebbe esserci la definizione, ovviamente le presidenze, vicepresidenze, ma soprattutto la partenza dei lavori di quella commissione. Io vi ringrazio, vi saluto, tornerò ovviamente ad aggiornarvi. La prossima settimana sarà una settimana impegnativa dal punto di vista parlamentare, ma ci tornerò magari con chi segue direttamente il provvedimento, perché avremo il decreto che riguarda il tema dell'immigrazione, su cui si sta già lavorando nella commissione parlamentare competente, ma magari per settimana facciamo un approfondimento su quello. E grazie per il supporto, grazie per le domande, grazie che ci seguite sempre. Mi raccomando, chiudo con una delle cose con cui ho iniziato. Non lasciamo sole quelle 20.000 esodate da Opzione Donna, hanno bisogno del nostro supporto, non solo di chi è in Parlamento, ma anche di chi è sul territorio, di chi ogni giorno parla con le persone, perché non è dignitoso, lasciarle in questa condizione. Quindi grazie a tutti e a tutte e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!